Buongiorno youtubers, io sono Flame e benvenuti al mio nuovo video. Intanto premetto una cosa, io questo video lo farò di pancia perché non l'ho programmato, non contavo neanche di farlo, però è successa una cosa, mi sono resa conto riguardandomi il video sulle nomination agli Oscar e anche leggendo uno dei vostri commenti che ho fatto un errore enorme. Io non recensirò mai, non mi vedrete mai recensire un film diretto ai piccolissimi, perché non sarei in grado di giudicare a dovere. Voglio dire, quando un film è diretto a un pubblico troppo giovane, ci vorrebbe un pedagogo per recensirlo a dovere, uno che si occupi della psicologia infantile, uno che capisca i bisogni di un bambino molto piccolo. Io non sono buona a recensire quel tipo di film, non è che sono delle cazzate, come per esempio l'ultimo che è uscito, Viaggio di Norm. Non è che so che è puerile, però proprio per questo non lo recensisco, perché so che è diretto a un pubblico di giovanissimi e io non sono competente per quel tipo di recensioni, io mi occupo di altri tipi di cartone animato. L'errore enorme che ho fatto durante quella recensione lì sulla nomination agli Oscar è stato quello, involontariamente, di far apparire quel film, Shaun, Vita da pecora, come una cazzata colossale. Questo perché? Perché mi ero inviperita per il fatto che avevano nominato quello piuttosto che Il Piccolo Principe, che io ho adorato, che pensavo che avrebbe potuto anche vincere contro Inside Out. Invece, come al solito, hanno messo quello che sapevano benissimo che non poteva competere con il colosso della Disney. Non potevo fare errore più grande, perché con un film del genere, già soltanto dal design e dalla storia sempliciotta che ha, la gente parte molto prevenuta, nel senso, uno vede una faccia da pirla, delle pecore, io ne parlo in questa maniera, la storia anche semplice, cosa pensa? Che sia una stronzata, quindi giustamente, mentre invece non è fatto così, è uno dei migliori film dell'anno in effetti, non era un brutto film, non sto scherzando, sì, il film con le pecore, quel pecoraro che perde la memoria, le pecore che lo vanno a cercare in città, è un buon film in effetti, anzi è uno dei migliori di questo 2015, ma non era, a mio parere, candidabile al posto di Il Piccolo Principe, questo volevo dire. Mi spiegherò. Il punto è che, tanto per cominciare, questo è un film della Aardman, ovvero è quella casa produttrice che fa di solito i cartoni animati animati con la plastilina, la Claymotion direi che si chiama, è la stop motion con la plastilina, un po' come la tecnica stop motion, come Nightmare Before Christmas, però un pochino più plastica, un pochino più morbida di tratti. Non so se avete presente Gallina in Fuga, Wallace e Gromit, oppure anche Giù per il tubo, che vabbè, quello lì è stato una cazzata, o anche Pirati Briganti da Strapazzo. Sono tutti buoni film, non ce n'è uno, parte forse Giù per il tubo, che sia scarso. Tra l'altro so che ha anche fatto un film in 3D, che è Il figlio di Babbo Natale, titolo a parte, che è un'aberrazione italiana, il titolo originale era Arthur Christmas ed è uno dei film d'animazione in 3D più belli che abbia mai visto. Questo Shaun Vita da pecora, oltretutto, è tratto da uno show televisivo inglese, quindi è come se avessero, come quando hanno fatto per esempio il film dei Muppets. Naturalmente Shaun è molto più fine e secondo me arguto dei Muppets, e spiegherò il perché. Lo stile di questo cartoon è molto particolare, perché utilizza un pochino quella tecnica da show televisivo inglese strano, un po' la Mr. Bean, ovvero i personaggi umani usano un linguaggio incomprensibile, un po' come i Sims, oppure come faceva appunto Mr. Bean. Gli animali non parlano, non è che non li vedrete mai parlare come un essere umano, come accade in altri cartoni. Fanno il verso che fanno gli altri animali, però hanno dei comportamenti alquanto bizzarri e umanizzati. Per esempio, non sarà raro vedere le pecore oppure il cane da guardia in piedi a comportarsi più o meno come persone, però nel film, se uno fa attenzione, si rende anche conto che spesso e volentieri è soltanto quando si è nel loro punto di vista che loro si comportano così, perché dal momento che il punto di vista si sposta dalla prospettiva degli umani, loro si comportano esattamente come degli animali normalissimi, quindi probabilmente nella loro testa che si vedono al pari degli umani. Questo ti permette di fare delle gag abbastanza fighe, pur cioè, sfruttando l'elemento puerile, ma senza far diventare puerile il film. Infatti il film non è soltanto per bambini, come ho già detto, anzi io mi sono divertita davvero tanto a vederlo, perché effettivamente certe volte mi sono sputtanata. C'è una scena in particolare, non scenderò troppo nel dettaglio,
Però c'è una scena in particolare, più o meno a metà film, quando si entra nel fulcro della trama, quando le cose si complicano, che un personaggio malvagio fa una foto a una pecora mentre è in una condizione degradante. E prima che gli faccia la foto, noi vediamo dal punto di vista della pecora, cioè che è Sean, la faccia che sta facendo è tragica, drammatica, come se gli stessero facendo chissà cosa, però nella foto risulta una faccia da pirla, da pecora, con gli occhi anche un po' strabici, come in effetti probabilmente l'aveva in realtà. E c'è pieno di questi continui passaggi dal quello che vedono, come lo vedono le pecore e come la vedono i personaggi, ma molto fine, a un certo punto non distingui neanche più. Poi vabbè, il tipo di umorismo è demenziale, ma in realtà abbastanza fine, nel senso che spesso e volentieri ti ritrovi davanti a delle situazioni veramente assurde, poi però te le contestualizzano in maniera abbastanza intelligente. A parte il fatto che secondo me, cioè guardateli soltanto in faccia un secondo, sia le pecore che il fattore, fanno sbregare del ridere soltanto a guardarli. Il design dei personaggi è qualcosa di assolutamente geniale, ma questo è tipico effettivamente di quello studio d'animazione lì, perché mi ricordo, per esempio, anche ai tempi di Gallina in Fuga, cioè non hanno mai perso mordente per quanto riguarda l'aspetto plastico dei personaggi. Facendo una rapida spolverata della trama senza fare troppi spoiler, appunto, come avevo detto nel video sugli Oscar al miglior cartone animato di quest'anno, le pecore di un ovile a un certo punto, un giorno, si rompono i coglioni della solita routine imposta dal fattore. Il fattore è quest'uomo strambo che non si sa da dove sia uscito, dalla cera che ha, e si lascia manovrare a sua insaputa dalle pecore più furbe di lui, che finiscono per stordirlo e ciulargli la casa, almeno per una breve vacanza. Gli ciulano il drink, gli ciulano la televisione, si svaccano sul divano, prendono i popcorn, cominciano a tirarsela, finché a un certo punto si rendono conto che la roulotte dentro la quale avevano chiuso il fattore sta lentamente precipitando verso la città. E lui è dentro svenuto che non si accorge di nulla. Sia le pecore che il suo cane da guardia lo rincorrono e si ritrovano appunto in un ambiente completamente ostile per loro. Il fattore viene definitivamente rincoglionito da una botta in testa e dopo di ciò penserà di essere un parrucchiere, perché si ricordava il gesto di tosare le pecore quando era ora di fare la lana. Quindi prende a tosare le persone e diventa un parrucchiere di una certa importanza. Le pecore d'altronde fanno di tutto per cercare di recuperarlo e di sfuggire alle grinfie della chiappa animali, che non vede l'ora di prenderle e sbatterle in questa specie di Alcatraz per gli animali. Ma di più non posso dire, perché rovinerei un film che secondo me comunque si aveva visto. Allora, gli animatori dell'Aardman non sono gli ultimi coglioni della terra. Hanno già vinto un Oscar per Wallace e Gromit tempo fa e io non credo che non lo meritassero, anche se devo dire che a quell'epoca c'erano anche sicuramente altri cartoni che nessuno si è filato perché non erano di una casa di produzione famosa. Però ha sempre fatto dei cartoni coi controcoglioni. A me Gallina in Fuga è piaciuto tantissimo, purtroppo è un po' infamato dagli ultimi cartoni che stanno uscendo, che ne rubano il titolo impunemente, tipo Tacchini in Fuga, Piccioni in Fuga, che cacchio ne so in fuga. E va a finire che il film originale, proprio Gallina in Fuga, aveva completamente un altro scopo, che era uno scopo fortemente polemico nei confronti di una certa condizione sociale. C'è un Vita da pecore molto più leggero per quanto riguarda le tematiche, però anche questo affronta abbastanza dei temi importanti, non così importanti, ma comunque sia validi. Come per esempio il valore che hanno i soldi rispetto alla vita che vorresti davvero seguire. Il fattore si ritrova a fare il parrucchiere, a prendere un bordello di soldi, di quattrini, però non è felice. Non si ricorda che faceva il fattore, però continua ad avere questi flashback di questa canzone che gli torna in mente, quella che metterò in sottofondo in questo punto, quando cercherò di montarla bene meglio, quel che risulterà da questo obbrobrio di video che sto facendo. E gli sembra di ricordare qualcosa che gli manca, che dovrebbe essere lì, oppure lui dovrebbe essere da un'altra parte, comunque sia, non si sente a posto. Dal loro canto le pecore hanno come unica speranza quella di ritrovare il fattore, anche perché non sono in grado di prendersi da sole il mangime, quindi morirebbero di fame come delle stronze. Le gag del film ruotano tutte intorno a come le pecore riescono ad adeguarsi all'ambiente urbano, cioè, o meglio dire, a non adeguarsi all'ambiente urbano, e non sono così fastidiose come potrebbero sembrare a primo acchito. Persino quando ci troviamo di fronte ad espedienti abbastanza puerili non ti viene da storcere il naso, anche se sei un adulto. Ci sono dei film italiani che fanno abbastanza ribrezzo per quanto riguarda certe battute scialbe. Per esempio, io odio le scoregge nei film e nei cartoni.
sono una roba che non posso sopportare, se non in rarissimi casi, soltanto se viene molto contestualizzata e soltanto se è parata da molte altre cose, se non è il fulcro della faccenda. Come per esempio trattano questa cosa Boldi e De Sica, io lo detesto con tutta me stessa, però qualche volta nei cartoni si trova anche qualcosa di buono. Per esempio in questo show Vita da Pecora c'è una scena di rutto che non dà affatto fastidio, te la puoi godere anche se sei un figlino che ti scandalizzi davanti a qualsiasi cosa, perché appunto non ti fastidisce, non è ruvida da assorbire, non è puerile. Poi non so, forse sono soltanto io, ma ho apprezzato da morire la colonna sonora che hanno scelto per questo capitolo della loro produzione, perché in parte penso che sia quella proprio della serie, di cartoni che danno in TV. D'altra parte invece penso che abbiano proprio pagato degli artisti per fare delle canzoni personalizzate, comunque per remixare quelle già presenti. Come ho detto, mi dispiace di aver dato l'impressione di parlarne male di questo cartone, perché poveretti questi qua, cioè hanno fatto il loro dovere, è un bel film in effetti, non era secondo me da competere con gli Oscar, ma è un bel film. E io so come vanno queste cose, so che se rimane nel dimenticatoio, se nessuno ne parla, se nessuno ritira fuori l'argomento, perché per altri cartoni se ne parla in continuazione, per questi mai, va a finire che la gente, specialmente i ragazzini che hanno gli ormoni a palla e tutto quello che vogliono di vedere battaglie e altri bei ragazzini, voglio dire, vedono la faccia buffa, vedono appunto una pecora, una faccia da culo, e cosa dicono? Non lo vado a vedere, è una cazzata, è per bambini. Mi sentirei offeso se lo andassi a vedere, invece non è così. Ma anche gli adulti spesso finiscono per cadere in questi pregiudizi riguardante gli aspetti fisici. Per esempio, a me è capitato, ai tempi di Box Troll, quindi tipo l'anno scorso, quando è uscito Box Troll, Le Scatole Magiche, andai a vederlo con dei miei amici. Prima di entrare, questi si erano messi davanti al cartellone di Box Troll, quello che mettono di solito davanti al cinema, a ridere delle facce dei troll, dicendo che cazzata, ma dicendo che era una stronzata per bambini. Io penso che Box Troll sia tutto fuorché un film per bambini, addirittura forse non lo farei neanche vedere ai bambini. Dio, non è così terribile, però di sicuro affronta tematiche un pochino più mature rispetto per esempio agli ultimi della Disney che sono usciti. È abbastanza dark, abbastanza gotico come spirito, è complesso, ci sono certe finezze, certi riferimenti concettuali che un bambino non riesce a elaborare. Ci sono temi molto più pesanti naturalmente che in Son Vita da Pecora, si parla della discriminazione sociale, di questo arginamento di questa classe sociale repressa che sono i semplici, i creativi, quelli che non riesci a domare, quelli che non si conformano alle regole dei potenti, ma non perché sono ribelli, non perché vogliono fare diversi, semplicemente perché non è la loro natura. E il pericolo che costituiscono è che la gente si ispiri a loro per pensare un po' con la propria testa. Non fate come quegli idioti dei miei amici che quel giorno hanno guardato in faccia un troll in plastilina e hanno detto che era una cazzata a prescindere. Show Vita da Pecora è una figata di film, magari un po' puerile a tratti, ma molto divertente, a tratti molto fine anche, e mi dispiace che abbia ricevuto così poca attenzione. Mi dispiace anche di aver involontariamente contribuito alla scarsa fama che probabilmente ha. Mi ricordo che l'anno scorso quando lo vidi ci rimasi molto perplessa, perché non sapevo che fosse dell'Hardman, avevo già visto molti film dell'Hardman, però io non sapevo che quello fosse dell'Hardman, non sapevo che ci fosse una serie televisiva associata, è stato solo più tardi facendoci delle ricerche che l'ho saputo, ed effettivamente ho detto cacchio quanto ero ignorante, e ancora adesso chissà quante cose ci sono che ignoro nei cartoni che stanno dando. Ci sono un sacco di cartoni che escono magari un pochino in sordina rispetto ai titoli altisonanti della Disney, della DreamWorks, sono sempre i soliti che si sentono in vetta alle classifiche, grazie al cielo qualcosa di Miyazaki, qualcosa di uno studio Ghibli, però dei piccoli produttori che magari fanno delle figate nessuno ne parla, e questo è un peccato. Dio, l'Hardman non è che siano proprio piccoli produttori, è uno degli studi più importanti dell'Inghilterra, però per esempio Jack e il cuore a cucù, Jack e la meccanica del cuore mi sembra che si chiami in francese, non l'ho sentito da nessuna parte, avevano considerato se nominarlo agli Oscar l'anno scorso, naturalmente non l'hanno nominato, però effettivamente quello era anche un po' pinchino più scarsino di grafica, perché avevano pochi mezzi e quindi non è arrivato nella classifica finale, però a vederlo è davvero gustoso. Oppure ci sono dei cartoni che hanno completamente ignorato, come per esempio
Un mostro a Parigi, che detta così sembra una cazzata tremenda, in realtà è un film delizioso. Non è più stupido di quelli della Disney o della Dreamworks, se solo meno curato a livello grafico, meno fine, però c'è, se penso a certi capitoli della storia disneyana, specialmente io dico gli ultimi, mi verrebbe da dire gli ultimi, perché sono scarsi rispetto ai fasti di un tempo, è chiaro, non sono pessimi per forza, è Disney, però non hanno più quella verve che avevano un tempo, c'è poco da dire. Non escludete questi cartoni, Shaun Vita da Pecora, Buxtroll o Gallini in Fuga, questi cartoni qua, soltanto per l'apparenza dei personaggi, perché veramente delle volte nascondono tramite appunto la satira qualcosa di molto più grande, che vale la pena, cioè qualcosa di veramente adulto. Con questo direi che finisco la mia recensione un po' raffazzonata su, perché come detto l'ho girata di getto, quindi non so, taglierò 50.000 parti, penso, perché mi sono fermata per delle ore intere a dire ma cosa dico adesso, perché appunto mi sono messa qua davanti alla telecamera e da quando ho cominciato a girare a quando staccherò non mi sono mai mossa. Vorrei lasciarvi, se vi interessa, un piccolo programma per il mese a seguire, perché questo mese usciranno due film che mi interessa molto vedere e quindi anche recensire, e sono uno giapponese, La ricompensa del gatto, perché mi sono resa conto che non ho recensito ancora uno straccio di film giapponese, nonostante a me piacciono moltissimo, e l'altro è appunto Zootropia della Disney. Inoltre, prima della fine del mese e prima quindi degli Oscar, vorrei fare un discorso che mi covavo dentro da un po' di tempo e che sto preparando pian pianino su un certo argomento che mi sta molto a cuore, riguardo come la gente vede il mondo dell'animazione. Boh, con questo direi che ho detto tutto. Grazie per aver portato pazienza, questo video sarà uno schifo rispetto agli altri, ma non mi interessa, dovevo dire quel che pensavo, dovevo mettermi a posto con la coscienza. Grazie mille per avermi seguito fin qui. Se vi è piaciuto il video, cosa di cui dubito, ma non si sa mai, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Spero di riuscire a fare un lavoro migliore nei prossimi. Un ringraziamento speciale a Cici77 Team, che mi ha dato involontariamente l'ispirazione per fare questo breve video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!